Cari amiche e cari amici, continuiamo a trasmettere da Si Sposa Italia Collezioni la settimana della moda sposa milanese, oggi giunta al suo secondo giorno. Oggi ho il piacere e il privilegio di essere insieme ad uno dei grandi nomi del mondo del fashion che si è prestato per la prima volta al mondo della sposa. E si tratta di Efisio Marras, designer di I'm Isola Marras, notissimo nome, marchio del fashion system italiano, e che ha presentato la sua prima collezione proprio qui insieme a Bellantuono. Buongiorno. Ciao. Grazie mille innanzitutto per questo tempo che ci dedichi. Ok, grazie a voi per essere venuti qua. Allora Efisio, la prima domanda va proprio da sé, è stato il tuo primo esperimento nel mondo della moda sposa, del bridal. Com'è andata? Com'è stato? Allora, è stato un esperimento esattamente così, un po' un salto nel vuoto, devo dire. Sono contentissimo di averlo fatto, sono contentissimo di avere conosciuto Elena e tutta l'azienda Bellantuono, perché sono stati non dei supporter ma veramente in prima linea dei fan accaniti del progetto, e anche solo a un livello psicologico, diciamo, e poi ovviamente materiale, perché hanno realizzato tutti gli abiti e non ci credevo fino all'ultimo, fin quando non ho visto gli abiti realizzati non ci ho creduto, ma in realtà sono super fiero di tutto, di averli fatti, sono super fiero che abbiano il mio nome e il nome di Bellantuono sotto. Ecco, parliamo proprio di questi abiti, è una capsule decisa, sorprendente anche. Sì, è una capsule assurda, diciamo, molto molto schematica, nel senso che dovendo farne sei, ogni abito ha un suo tema, ogni abito ha un suo perché e una sua ragione d'essere, ma ovviamente tutti si parlano attraverso i dettagli, lavorazioni e materiali. A quale idea di sposa ti sei ispirato? La prima cosa che ho pensato quando mi hanno detto sposa, che mi ricordo sempre, è mia cuginetta che si prova gli abiti di mia mamma da piccolina, e c'è proprio questo immaginario comune, generale, no? Della bambina che si va innamorata proprio un po' dell'idea dello sposarsi, del matrimonio, che si prova l'abito della mamma che gli sta 10.000 volte, con i tacchi giganti, tutto il rossetto, no? Che si mette allo specchio, che gli finisce sugli occhi, e mi piaceva questa idea qua della ragazza che gioca, della ragazzina proprio che gioca a sposarsi, un po' come Maria Antoinette di Sofia Coppola, quando sta con lo star a provarsi tutti gli abiti e a mangiare i pasticcini, a fare la scema. È proprio, sono degli abiti fatti per divertirsi. Ecco, in questo senso infatti vediamo che ci sono delle cuciture che sono lasciate un po' così, dei dettagli particolari. Sono tutti dei dettagli particolari che dove l'azienda, la Bellantuono, è stata bravissima a svolgere, perché io quando li ho disegnati ho pensato fra me e me, ma chissà. Chissà se veramente mi ascolteranno. Non solo mi hanno ascoltato, anzi hanno superato le aspettative. Ci sono tutte le imbastiture, le impunture lasciate fuori infinite, ci sono tutti i bordi di pizzo attaccati a vivo, ci sono tutti i tagli a vivo di tutti i tool. Sono un po' a vederli, a immaginarli erano molto molto difficili, a vederli sono molto molto belli, penso che siano entrambi. Sì, esatto. Invece volevo chiederti ancora, ci sono delle icone, tu hai parlato della Maria Antoinette della Coppola, ci sono delle figure, delle icone di donna che ti hanno ispirato? Assolutamente, vabbè, prima di tutto io quando ho pensato alla sposa, al matrimonio, sono andato un po' nei miei archivi mentali a cercare, la prima cosa che ho pensato è la sottoveste di Courtney Love quando si sposa con Kurt Cobain, che sono in pigiama, sì. Con la bottiglia di birra, quindi la prima serie della capsule che ho pensato infatti viene proprio da due sottovesti, anche un po' riprese dall'archivio di mio padre. Dopodiché ho detto vabbè, diversifichiamo, ne abbiamo sei da fare, facciamoli tutti diversi. Quindi ce ne sono due un po' più corti, un po' più rock, un po' più anni 80, dove veramente il pensiero, diciamo, è caduto più su Non sono una signora di Loredana Bertè. E l'ultima domanda voglio fartela sugli accessori, perché comunque c'è uno studio del look che passa anche attraverso delle scelte molto precise. Assolutamente, io questa è la mia, diciamo, la mia parte preferita in tutto il lavoro che ho la fortuna di fare, è proprio decidere il look, lo styling per la sfilata, il fitting con le modelle, ed è tuttora la mia parte preferita. Infatti fin da subito, fin dai primi schizzi, abbiamo pensato a tutti gli accessori, quindi il ciocherino in pizzo, chantilly, tutte le parigine che sono uscite, tutte scazzate, mi passate il termine, brandellate, tutte con le scarpe basse. È proprio una sposa, io non voglio dire giovane perché poi preclude tutta una cosa, però una sposa, diciamo, punk, una sposa easy, una sposa non una principessa, o meglio, una principessa è in un altro settore. Esatto. Grazie, grazie mille. Grazie a te, è stato un piacere.